partiamo con questa notizia del giorno. Dunque, dicevamo, gli scienziati hanno dimostrato per la prima volta che l'OSA, un acronimo per Obstructive Sleep Apnea, cioè l'apnea ostruttiva del sonno, di per sé è sufficiente a causare un declino cognitivo precoce negli uomini di mezza età, anche non obesi. È una condizione potenzialmente pericolosa. Durante il sonno i muscoli della gola delle persone con OSA si rilassano e bloccano, come vedete in questa animazione, il flusso d'aria nei polmoni, in modo che smettano ripetutamente di respirare. I sintomi comuni dell'OSA includono sonno agitato, forte russamento, sonnolenza diurna e mal di testa prolungati al mattino, altamente debilitanti per i pazienti e i loro partner. L'OSA può verificarsi nel 15-30% degli uomini e nel 10-15% delle donne, o in circa, pensate, 1 miliardo di adulti in tutto il mondo, di cui circa l'80% non sa di avere l'OSA. I principali fattori di rischio per l'OSA includono la mezza età, la vecchiaia, l'obesità, il fumo, l'ostruzione nasale cronica, l'ipertensione o l'essere di sesso maschile. Secondo lo Sleep and Brain Plasticity Center del King's College di Londra e gli scienziati di Regno Unito, Germania e Australia hanno dimostrato per la prima volta che negli uomini di mezza età l'OSA può anche causare questo declino cognitivo precoce, anche in pazienti altrimenti sani e non obesi. È stato studiato un gruppo di 27 uomini d'età compresa tra i 35 e i 70 anni con una nuova diagnosi di OSA da lieve a grave, ma senza alcuna comorbilità. Tali pazienti sono relativamente rari perché la maggior parte degli uomini e delle donne con la Obstructive Sleep Apnea presenta appunto comorbilità come malattie cardiovascolari o metaboliche, ictus, diabete, infiammazione sistemica, cronica o anche depressione. Gli uomini non erano attualmente, gli uomini di questo gruppo non erano fumatori o alcolisti e non erano neanche obesi. E i risultati hanno mostrato che i pazienti con OSA grave avevano una vigilanza, un funzionamento esecutivo, una memoria di riconoscimento visivo a breve e un riconoscimento sociale ed emotivo inferiore a quello degli altri. Ma qual è il meccanismo con cui l'OSA provoca questo declino cognitivo prematuro? Gli autori hanno ipotizzato che i deficit cognitivi siano dovuti a scarsità intermittenti di ossigeno ed alti livelli di CO2, di anidride carbonica nel sangue, cambiamenti nel flusso sanguigno al cervello e frammentazione del sonno e neuroinfiammazione.